La Ranieri International Volley Soverato regola per 3-1 la Rizzotti dei Sani Pallavolo Sicilia Catania 25-23, 25-7, 21-25, 25-16, una prestazione di gruppo dove però gli occhi della Tigre ancora una volta a fare punto e anche in difesa sono stati di Gaia Badalamenti. Complimenti a tutta la squadra, un successo importante. Importantissimo, sia la trasferta domenica Modica sia questa partita era fondamentale fare 3 punti. Penso che loro i primi 2 set non erano quelli, cioè non hanno giocato, infatti poi dal terzo si è visto. Noi abbiamo giustamente, non le abbiamo prese sotto gamba, siamo andate su ogni pallone. Penso che l'ultimo set sia stato il migliore a livello di gruppo e poi tutte e 12 secondo me abbiamo fatto la differenza oggi. Abbiamo giocato con la testa tenendo conto che state fermi un mese per il Covid e siamo rientrate da 10 giorni, quindi sono contentissima, veramente. Il Palascoppa è esultato proprio per questo, squadra più individualità, però di fronte a una signora squadra, il Catania, che forse non merita la classifica che ha. No, assolutamente, lo dice anche l'ultima partita che hanno giocato a Montecchio, sopra 2-0, poi ahimè hanno perso 3-2, però quando giocano, giocano, veramente non cade niente di là. E siamo state brave noi a non innervosirci, ad andare su ogni pallone e a giocare sporco, perché era una partita da portare a casa. Assolutamente, non c'erano scuse oggi. Ultima battuta, abbiamo apprezzato le schiacciate, le battute al salto, però oggi hai fatto tanto anche in difesa, quindi c'è la grinta e stai crescendo. Sono contentissima del lavoro che stiamo e che sto facendo. Abbiamo studiato benissimo questa partita, seppur non avendo avuto tanto tempo. Avevamo quelle 3-4 cose da fare e penso che le abbiamo fatte veramente tantissimo bene a tratti e tanto bene per il resto della gara. Quindi sono contentissima. Forza Soverato. Forza, e adesso ci aspetta la corazzata a Talmasson domenica. Sarà fondamentale anche lì, noi non abbiamo niente da perdere, quindi ce la giocheremo al 100%. Eccoci ora con coach Mauro Chiappafreddo della Volley Catania. Sembra strano, ma una partita persa con un secondo set perso in malo modo merita comunque di fare complimenti a una squadra che ha lottato sempre quando il coach ha chiamato l'aspetto oltre che tattico anche psicologico. Grazie, sì, hanno lottato con tutte le forze, siamo in un periodo un pochettino stanche, ancora il campionato è lungo, cerchiamo di portare a casa tutto quello che riusciamo a rosicchiare, quindi complimenti a Soverato per il risultato, ma complimenti anche a noi perché non abbiamo mollato mai. E soprattutto nel finale avete parlato con la Bridi, che ha gestito decine di palloni, una palleggiatrice importante. Sì, sta crescendo partita dopo partita, quindi auspichiamo un finale ancora migliore. Un'ultima domanda, una squadra così come quella che si è vista al Palascoppa, come fa a stare così in basso in classifica? Cerchiamo di lavorare, ancora il campionato è lungo, quindi diciamo le nostre aspettative sono per più là e fortunatamente stiamo in questo momento lavorando con continuità ed è quello che cercheremo di fare nei prossimi periodi.